Raffaele, chi ha doppiato Ed Sheeran in Trono di Spade? Chi? Ha doppiato Ed Sheeran? Mi trovi un attimo la domanda. È un quiz, è un quiz. Attenzione, lui a chi hai doppiato tu in Trono di Spade? Podrick Payne. Podrick, non diciamo, ha una dote particolare, Podrick, se qualcuno ha visto il Trono di Spade. Dal cognome si capisce, tra l'altro. No! Vabbè, quello è un surplus. Diciamo. Ok. Sì, Podrick Payne. Che voi spero insomma conosciate. Io Trono di Spade l'ho visto a sprazzi, che ogni volta condizioni avverse mi hanno impedito di vederlo per bene. Però guardalo per bene, per bene. Sì, e giustamente. Raffaele, tu sei già stato qui a Cavagon, però sì. Giustamente non tutti hanno sentito, non erano presenti nella scorsa edizione. Quello che mi ha colpito, diciamo, innanzitutto sei fresco da Ben Hur, che è stato uno dei Colossal un annetto fa più o meno, e che tu hai cercato in tutti i modi, proprio per tornare al discorso di prima, che il doppiaggio è faticoso, cioè non è una passeggiata, non crediate, perché di solito molti che vengono qui a sedere i doppiatori hanno un grande interesse verso il doppiaggio, vorrebbero anche loro diventare doppiatori. E allora Raffaele, se tu ci illustri, ma velocemente, cioè, quali studi? Cioè, tu hai fatto di tutto, veramente. Io ti dico, la mia formazione, io non ho cominciato da piccolo a fare questo lavoro, ho cominciato a 27 anni, quindi quasi 6 anni fa. E quindi ho un altro percorso rispetto a questo. E questo è importante proprio per dimostrare che non è che si debba essere. Il doppiaggio entrambi i percorsi sono validi, validissimi. Esatto. E c'è una fatica in entrambi i percorsi. Esatto. Forse differente, ma sempre. Anzi, a volte portare un cognome o comunque un legame pesante ci si aspetta forse qualcosa di più. Sì, quello sì, però poi alla fine. Quando uno è valido viene fuori a prescindere. Parla, sì, sì. E il mio percorso è attoriale, quindi ho fatto anni di teatro, ho fatto anche TV e poi mi sono affacciato al doppiaggio e mi sono innamorato appena ho visto questo buio, come diceva Alessandro, questa penombra, questo leggio. C'è stato un innamoramento così, un colpo di fulmine. E ovviamente per fare bene questo lavoro, secondo me ci vuole oltre una grandissima passione, una grandissima dedizione e professionalità che hanno gli amici e colleghi che ho qui accanto e tutti gli altri che sono venuti qui nelle altre edizioni e tantissimi che fanno questo lavoro. La dedizione per me è in primis appunto il primo punto, oltre ad avere delle grandissime potenzialità, perché se siamo, è come un diamante grezzo, no? Se siamo delle grandi potenzialità, però non c'è una professionalità, non c'è una dedizione, non c'è uno studio continuo in quello che fai, non credo che in tutti gli ambiti, grande fatica, grande studio. Questo ovviamente in tutti gli ambiti, non solo nel doppiaggio. E comunque chi fa doppiaggio deve essere un attore. A prescindere, è un attore chi fa doppiaggio. Cioè non prestiamo solo la voce, noi cerchiamo di ricreare quello che ha fatto l'attore in originale, quindi ridare le stesse sensazioni, le stesse emozioni, e quello, se non hai una dote attoriale, non credo che si possa fare, oppure se lo fai si vede che non è fatto bene, perché non c'è qualcosa di pregnante dietro.